Le imprese chiedono tempi certi e uno Stato affidabile. Lo Stato non è solo lo Stato centrale, non sono solo i ministeri, sono i sindaci con la fascia tricolore addosso, e sono i presidenti di regione, sono tutti i rappresentanti delle istituzioni, i sindaci metropolitani, e il disegno di legge di attuazione dell'autonomia, che si legge sussidiarietà, deve garantire servizi che oggi non vengono garantiti in tutto il paese, da nord a sud, tra nord e nord e tra sud e sud. Il patto politico che ha portato all'unanimità è stato quello di togliere alcuni temi che erano di propaganda, di conflitto, e andare sugli obiettivi della sussidiarietà. E gli obiettivi sono ridurre le diseguaglianze, intervenire su tutto il sud, su tutte le aree interne, su tutte le aree di montagna, contro lo spopolamento, con la necessità di garantire una perequazione infrastrutturale che oggi è necessaria. Molte aree di montagna sono isolate, molte aree interne non hanno i servizi che hanno molte aree sviluppate, e il patto politico che è venuto fuori è che alle regioni e ai comuni bisogna dare molti più poteri amministrativi, perché bisogna accorciare i tempi per le imprese. Se un'impresa fa una domanda ci deve essere una risposta, se si decide di fare un progetto investimento, quel progetto investimento deve essere fatto in tempi certi. Però poi sui servizi alla persona, penso ai trasporti, penso all'organizzazione delle scuole, le scuole devono essere aperte a tempo pieno da nord a sud, nelle aree periferiche e in quelle centrali. Oggi abbiamo scuole pubbliche nei centri delle città aperte fino alla sera o nei fine settimana, però nelle periferie chiudono alle 14, e questa è un'ingiustizia. Insomma, il patto politico è sulla riduzione delle diseguaglianze. Se noi la intendiamo così, ci siamo dentro tutti, indipendentemente dai colori politici, indipendentemente dalla collocazione geografica, indipendentemente anche dalla rappresentanza. Serve alle imprese e serve ai lavoratori. Do importanza massima all'unità dei livelli istituzionali. Il tavolo unitario delle regioni, il tavolo unitario, il confronto unitario con i sindaci metropolitani per me è fondamentale, e il Parlamento deve fare tesoro di questo e unirsi per una volta. Questa non può essere una riforma di alcuni contro altri, né di alcuni partiti contro altri, deve essere una riforma di tutti.